Questo ritrovo che l'uomo cerca nella terra. Grazie per la sala. Bene, ringraziamo Maria Domenica Cifarelli, prego per allora un attimo anche Francesca, saluto Gaspare e Francesca, Francesca Spano che invece di San Severino deve sedere. Buonasera a tutti, sono Francesca e sono una studentessa del liceo classico. Volevo fare i complimenti anch'io per questo libro, anche a me è piaciuto molto. Ho ritrovato molto di me stessa in questo libro perché sono una ragazza che ama il proprio paese e vorrebbe fare qualcosa in più per farlo, per migliorarlo in un certo senso. Leggendo questo libro però mi sono soffermata in modo particolare sul rapporto religione-uomo. Questa religione è vista come un orizzonte a cui appoggiarsi, quindi senza cui l'uomo non potrebbe vivere bene. L'uomo nel momento in cui si trova davanti di fronte a decisioni importanti, decisioni, scelte che possono cambiare il corso della sua vita, cerca un rifugio, una protezione, una sorta di scudo proprio nella religione in Dio. E in questo libro ho notato questa grande fede dell'autore, devoto molto in particolare al Santo San Rocco e anche alla Madonna. Mi sono inoltre soffermata su due frasi che mi hanno fatto molto riflettere. La prima dice: erano davvero tempi semplici ma sinceri. Prima di questa frase si viene descritta l'immagine di questi contadini che fanno molti sacrifici eppure lavorano col sorriso. E quindi penso che questo deve essere un esempio per noi giovani. Se oggi diciamo che è diventato tutto molto più semplice, abbiamo le macchine che ci aiutano, la terra in particolare non è lavorata solo da noi, abbiamo questo aiuto, e proprio questo deve incitare noi ragazzi a fare sempre di più. L'altra frase che mi ha fatto riflettere è alla fine del libro: ai tempi dei miei genitori non c'erano tante parole, c'era l'esempio quotidiano che valeva più di ogni altra cosa. Sarebbe davvero bello recuperare quell'essenzialità, quella lealtà, quelle strette di mano che valevano più di ogni altro contratto scritto. E questo mi ha fatto riflettere invece sul rapporto genitori-figli, che quello che è adesso e quello che invece era prima. L'autorità, la severità che erano caratteristiche proprie dei genitori, quando bastava uno sguardo di un genitore affinché il figlio ritornasse in un certo senso al suo posto, ora diciamo non sono più come una volta. Abbiamo visto purtroppo molti episodi ai telegiornali di giovani che arrivano ad uccidere la propria madre o il proprio padre. Secondo me bisognerebbe recuperare quei modelli di vita, quel rispetto. Noi giovani, noi figli dobbiamo avere rispetto e dobbiamo, come l'autore, dobbiamo vedere in loro dei punti di riferimento, delle guide per le nostre vite. Grazie. Gaspare lo conoscete, è un galantuomo, e quindi da salutare ad uno, insomma. Ne ho 7-8 più lunga di tempo. Sì, sei. Facciamo 6. Che mi hai dato un compito un po' gravoso, sì, sì, un aspetto sì. Storico. Allora, 6 più 2 8. Sì, quindi posso andare un po' più. 6-8 minuti. Va bene, chiaramente ovviamente non è esaustivo, non può esserci una storia della nostra comunità. Anche perché non è scritta ed è una storia in qualche modo infieri. Io voglio partire da una considerazione innanzitutto, cioè noi quando parliamo di noi stessi si potrebbe correre un rischio, cioè il rischio di trovarsi come il birillo di Spoleto. Sapete che Spoleto è al centro del mondo, siccome Spoleto è una piazza, dentro la piazza c'è la sala del biliardo, dentro la sala del biliardo ci sono i birilli, il birillo al centro è il centro del mondo.
Quindi questo è un pochino il rischio che noi abbiamo. Invece in questo caso non, io credo che non abbiamo avuto questo rischio, ma non abbiamo avuto, a parte credo per l'opera, per il modo in cui è stato scritto il libro, ma per il contesto soprattutto. Cioè io credo che dovremmo partire un po' da quelle fotografie, da quelle fotografie che stanno scorrendo e che poi sono in appendice al libro. Cioè queste fotografie che praticamente mettono insieme la storia privata, la microstoria, direbbe uno storico francese, Jacques Le Goff, che è la storia praticamente ogni giorno, che però ha dignità proprio perché non è una storia individuale, singola, collettiva, anche quella ha una sua dignità, ma è, ha una dignità perché poi è all'interno di una storia più grande, una storia generale. E questo credo che sia l'importanza di questo fatto. È la storia nostra, la storia di questa comunità, di cui Gaspare è, come dire, un esempio, un archetipo, diciamo, perché senza quello che è avvenuto di grosso in questa comunità, io penso chiaramente alla vicenda della riga, perché la questione vera è questa, cioè quello che ha determinato la storia nostra degli ultimi 50 anni, la vicenda della diga. Senza la diga noi non saremmo neanche qui a parlare, probabilmente neanche questo luogo fisico probabilmente sarebbe qui in questo momento. Ecco, questa vicenda non è una vicenda nostra, non è una vicenda locale, cioè non è una vicenda che riguarda, che può essere derubricata come una questione sinistra, cioè un problema di un piccolo comune, eccetera, eccetera. No, è una questione che è molto più generale, molto più grande. Cioè, ed è questa, io credo. Cioè, negli anni 60, cioè quando si decide di arrivare alla creazione di questa grande opera pubblica, in realtà viene a compimento un processo storico che credo che sia il processo storico che determina il nostro modo di essere come lucani e come meridionali. Cioè il fatto che si decide in questo territorio di procedere a un invaso di questo tipo, che poi servirà a fare che cosa? Completare un processo, che è il processo che è iniziato negli anni 50, cioè quel processo che ha determinato di fatto la creazione di una prima forma di democrazia, come dire, democrazia economica. Cioè la riforma agraria dei primi anni 50 ha avuto il compimento quello di che si mise, e all'interno di questo processo dobbiamo vedere questo nostro fatto. Non può essere derubricato come una questione di Gaspare Uccelli, che comunque ha la sua dignità in quanto tale, ma all'interno di questo processo, e dentro questo processo c'è anche un altro aspetto, c'è l'altro aspetto che riguarda il modo in cui lo Stato come dire, l'intervento pubblico storicamente ha determinato il proprio modo di essere nel territorio, e quindi le grandi opere pubbliche, la grande infrastrutturazione, cioè quello che ha determinato di fatto. Poi io credo anche un altro elemento importante che vado a segnalare, cioè la creazione qui in Basilicata, attraverso questo processo, che è un processo unitario, che non è un processo slegato, e che dietro il quale c'è un disegno unico, c'è un disegno strategico. E poi su questo non è una parola finale, la voglio dire, rispetto alle prospettive future. Ecco, la prospettiva di innescare questa località, cioè la località che cos'è in altri termini? È la possibilità che ci sia nel nostro territorio un popolo fatto di piccoli proprietari terrieri, che già fino al 1860 erano presenti nel nostro territorio. È stato il secolo dal 61 al fascismo che ha determinato un arretramento da questo punto di vista, e quindi la possibilità di creare quel rapporto diretto con la terra, la cosa che diceva Maria Domenica poco fa. Il rapporto diretto con la terra significa anche la creazione di uno spirito pubblico, che è l'altro elemento determinante che pure si crea, credo, che il cui esempio fondamentale noi abbiamo visto per esempio a Scanzano. Perché proprio a Scanzano? Perché Scanzano noi abbiamo avuto l'esplosione in qualche modo della località? Perché lì c'era esattamente quello che noi siamo stati negli ultimi 50 anni. Non è stata una mera difesa dell'esistente, è stata la difesa di quello che noi siamo, cioè di quel modo di essere nostro. Che è il modo fatto, una storia di piccoli e medi proprietari terrieri, di piccoli contadini, di questa alleanza tra il contadino e l'agricoltore, che quando è stata tradita ha fatto arretrare anche il nostro territorio. Ecco, credo che questo sia il modo in cui noi dobbiamo affrontare questa questione, non possa essere vista in questo modo. E allora, è vero, noi non siamo il birillo, come dicevo, di Spoleto. Però
di fatto questa storia è una storia archetipa, è una storia che è un prototipo, e quindi non è un caso che non sono in questa occasione, ma in altre occasioni sono venute queste forme di esaltazione di un fatto particolare come momento generale. Io penso per esempio alla questione della vita, della frana. La questione della frana, che cosa ha determinato? Ha determinato poi il passaggio a una lettura, a una concezione del territorio che per esempio segnò, io ricordo nell'89, una legge che era la legge 187, che completamente trasformava, come anche per esempio la questione dell'acqua determinò poi il passaggio alla legge Gallico del 94, che poi è stata rivista, riformata, diciamo, nel 2006. Quindi credo che questo sia il punto vero, cioè comprendere come in questo territorio, che non è un territorio speciale, atipico, cioè la sua atipicità è appunto il fatto di essere un territorio che è prototipo e archetipo di un territorio più vasto che quello lunghiano. E è in questa forma che io credo dobbiamo ragionare e riflettere per capire un po' veramente la vicenda di Gaspare, che poi è la vicenda di tutti quanti noi, perché questa è la vicenda nostra. La vicenda nostra è quella di una trasformazione, questo territorio ha avuto una trasformazione forzata, una trasformazione dovuta a un intervento esterno, una trasformazione che avrebbe dovuto innescare un processo anche di cambiamento anche in senso industriale. Quando alla fine degli anni 70 Senise aveva l'area del Senisese, aveva un'area industriale, cosa significava questo aspetto? Significava che questa politica meridionalistica cominciava ad assumere delle connotazioni precise, quindi l'intervento pubblico esterno che significava portare a termine il compimento della riforma agraria, e poi sul territorio quei nuclei produttivi che dovevano segnare una crescita economica, cosa che poi per quello che ci riguarda purtroppo fu segnata negativamente, doppiamente negativamente dal terremoto dell'80, che chiaramente drenò tutta l'attenzione delle risorse finanziarie in altri territori. Ma è questo il punto che noi stiamo cercando di mettere in campo. E allora, e vado a completare, credo che sono ampiamente nei minuti che mi sono stati concessi. E allora, questa vicenda, la nostra vicenda, io ricordo un grande uomo politico che venne qui a Senise nel 1984, era Gerardo Chiaromonte, e eravamo nel periodo del tappo. Qualcuno di voi, per l'età che vedo le facce, sicuramente si ricorderà questo fatto. Anche quella è una vicenda particolare, e anche quella in qualche modo segna la fase conclusiva di questa fase storica, cioè di fatto l'impossibilità di procedere a quel processo che si era immaginato si potesse innescare, di innovazione, di trasformazione in senso economico, piccolo industriale nel nostro territorio. Ecco, quella visita, io me la ricordo, anche una frase, quando Gerardo Chiaromonte disse quella di Senise è una tipica vicenda meridionale, quindi è proprio ciò che in qualche modo segna il nostro meridionalismo, e io credo che dovremmo ripartire da lì, dovremmo ripartire da quest'idea di vivere una regione che è una regione unitaria. E quest'idea di superare invece gli ultimi 20 anni, io adesso non voglio aprire un dibattito, neanche una polemica, per l'amor di Dio, però credo che negli ultimi 20 anni noi abbiamo fatto un altro tipo di politica. Non so se anche le personalità qui presenti sono convinte, di riflettere su questo tema. Cioè, è un altro tipo di politica. Abbiamo pensato che anziché ragionare come regione, cioè come regione, come sistema regionale, abbiamo ragionato come territorio, come regione che mette in competizione i territori, pensando che nei territori ci fossero le risorse finanziarie, risorse umane, risorse intellettuali tali da poter far camminare questi territori. Noi siamo fragili, noi siamo deboli da questo punto di vista, noi dobbiamo ragionare come sistema regionale. Se torniamo a ragionare come sistema regionale, probabilmente avremo delle possibilità. Io le cose che ho sentito nel filmato, questa situazione difficile, no? Questo in qualche modo pessimismo, diciamo, della ragione,
affiancato l'ottimismo della volontà, mi sento di condividerlo nel senso che dovremmo tentare di recuperare questo spirito regionalistico veramente inteso, nell'autentico spirito federalistico, cioè quindi di pensare come regione e all'interno della regione studiare quali sono le vocazioni particolari, specifiche che noi abbiamo. Ecco, se facciamo questo e se invece dimentichiamo di essere la regione del petrolio, la regione dell'acqua, la regione della Fiat, del Metapontino e di Maratea, per cui comunque una regione, così come qualcuno ha preconizzato qualche anno fa, che è destinata al di là della crisi, diciamo, momentanea, a un progresso continuo, ecco, se noi non ritorniamo a pensare questo, credo che avremo delle difficoltà, insomma. E quindi il punto vero è questo, ricominciamo da questo punto di vista, ricominciamo dalle piccole cose che abbiamo messo in campo, ricominciamo dai nostri territori, ricominciamo dalle esperienze come quello di Gaspar Uccelli, che credo siano indicative e foriere di sviluppo anche per i giovani e per le persone che sono qui. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo ovviamente anche più in generale il liceo Isabella Morra. Mi hanno detto che in sala vi sono alcuni responsabili del credito cooperativo di San Giorgio Lucano e Nova Siri, li ringraziamo, c'è una storia intorno a queste presenze, quindi le volevamo salutare un attimo, così come salutiamo anche il già sindaco di Terranova, Pasquale Golia. Mi pare che Terranova sia stasera qui presente un po', possiamo fare una sorta di albo d'oro. Pasquale Tufano, diciamo. Sì, Gaspar è qui, secondo me arriveremo a mezzanotte. Io non so se ve ne siete accorti, sto cercando un po' di sintetizzare le cose. Vi sono altri ringraziamenti, li facciamo tra un attimo. Io vorrei però recuperare con Don Pino Marino, che stasera ci onora della sua presenza, dargli la parola. E come dicevo qualche minuto fa, c'è questo aspetto religioso presente tantissimo nella vita di Gaspar e della sua famiglia, e sicuramente Don Pino in 5-6 minuti, un minuto è troppo poco, diciamo facciamo 3 minuti, tratteggerà questo aspetto. Prego Don Pino. Allora, io sono veramente onorato di essere stato, credo, tra le prime persone qui a Senise di aver dato un'occhiata alle bozze del libro, e quindi l'ho letto in un sol fiato una sera dalle 10 a mezzanotte, proprio nella tranquillità di un fine giornata. E vorrei partire da un adagio un po' che conosciuto, che sappiamo tutti, ed è questo: un popolo che non guarda il suo passato e non ha coscienza del suo passato non può avere nessun futuro. E questa è una cosa talmente elementare che la possono capire pure i bambini. Facciamo un esempio: se le nuove generazioni volessero non guardare e censurare tutto ciò che è stato prima, sarebbero uomini delle caverne, perché non prenderebbero in considerazione nessuna scoperta, nessun progresso, nessun vantaggio di quello che il passato ci ha lasciato in eredità. E noi normalmente viviamo di quello che altri hanno fatto nel passato, quindi questo permette il progresso. Ora, se questa cosa è così a livello di cose, di realtà materiali, di società, può non essere così a livello spirituale, morale, umano, di relazioni? Cioè censurare, non guardare, buttare all'isola ecologica, diremo oggi, tutto quello che è stato il passato, con la presunzione che noi siamo i moderni e creiamo ex novo le cose, saremmo dei trogloditi, non ci sarebbe nessuna possibilità di progresso. Ora, questo potrebbe sembrare, diciamo così, un'accusa alle nuove generazioni, ma in effetti, se andiamo a ben vedere, può essere un'accusa, tra virgolette, a noi più grandi, perché
abbiamo smesso di interessare, di far conoscere alle nuove generazioni quello che è stato il valore del nostro passato. E questo a me interessa sottolineare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto religioso del libro, dove Gaspare mette in evidenza certe caratteristiche di famiglie, di vita cristiana, che senza dirlo o raccontarlo era vita vissuta attorno a quelle che erano un po' le celebrazioni, le feste fondamentali dell'anno, no? Il coinvolgimento con la festa di San Rocco, con tutto quello che ciò significa. E allora non è tanto innanzitutto un problema delle nuove generazioni quanto nostre, che abbiamo smesso di trasmettere quelli in cui abbiamo creduto e quel valore che ha fondato le nostre società, che Gaspare riprende come una cosa bella, no? Se no non ci sarebbe motivo di fare un libro così, se non per proporre una bellezza. Concludo dicendo che io personalmente ringrazio Gaspare perché ha fatto con questo libro ciò che ciascuno di noi nel suo piccolo dovrebbe fare in maniera orale. Chiaro che non ci possiamo mettere tutti a scrivere il libro, no? La Bibbia parla di una tradizione orale e di una tradizione scritta, quindi ha fatto un'opera di tradizione, non nel senso che ha messo in luce certe tradizioni a cui siamo vincolati, che giustamente i giovani pur ci ridono dietro su certe tradizioni che non sono più del tempo moderno, ma proprio secondo quel significato che la parola tradizione significa esprimere, tradere, cioè trasmettere. La tradizione è trasmettere un patrimonio di ricchezze in cui si è creduti e in cui un passato è stato costruito. Io lo ringrazio per questo, perché questa operazione di trasmissione è quella che fa progredire l'umanità dai secoli nei secoli. Non faccio il prete. Nella Bibbia si dice: interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno come andavano le cose. E i vecchi rispondono: ciò che noi abbiamo conosciuto, realizzato insieme con il nostro Dio, non lo terremo nascosto ai nostri figli, perché anche loro, a loro volta, diventati adulti, sorgeranno a raccontarlo ai loro figli. Se interrompiamo questa catena, tutto il progresso di cui ci vantiamo ha il risvolto contrario, che è quello che purtroppo ai nostri giorni, nelle nuove generazioni, la cronaca quotidianamente ci propone, ma più delle volte ci impone. Quindi ecco, grazie a Gaspare che ho avuto il coraggio, perché veramente ci vuole un coraggio grande. Io personalmente non mi ritengo in grado, capace di fare una cosa più a parlare un po' sì, ma a scrivere un po' più difficile. Quindi un coraggio di questo genere, perché ha fatto un'operazione grande di tradizione, secondo quello che tradizione, voluto richiamare, significa. Grazie e complimenti. Bene, allora ringraziamo ovviamente il parroco Don Pino, mancano ancora due interventi. Allora, noi ci siamo sentiti prima con il sindaco Castronovo, abbiamo concordato che per un dovere di ospitalità, visto anche la specialità dell'ospite, vorremmo far concludere il comandante della Guardia di Finanza e quindi il sindaco parlerà adesso. Io chiaramente lo ringrazio, permettetemi anche di ringraziare una rappresentanza dei Vigili del Fuoco, perché nel leggere Mario Santoro, in questo libro, ad un certo punto anche i Vigili del Fuoco sono stati davvero molto importanti. Io passo la parola al sindaco con una battuta. Questa sera, e so che vado un po' a riaprire una ferita, diciamo, c'è un po' una piccola area programma che stasera qui è stata fatta con la presenza di tutti questi sindaci. Chi è stato al comizio, mi hanno detto, c'è stato un comizio una decina di giorni fa, e chi sta seguendo un po' la politica del territorio sa a cosa mi riferisco. Grazie sindaco Castronovo. Buonasera a tutti.
Per me questa sera è un modo di rivivere una grande emozione. Vi darò anche il perché di questa mia grande emozione. Perché in realtà c'è qualcosa che ci accomuna a quella che è poi la vita di zio Gaspare. E lo chiamo zio anche se zio non è, per quello che è uno dei più grandi valori del mondo contadino senisese, quello del rispetto delle persone più grandi. Quindi i miei nonni, i miei genitori, mi avevano abituato a questa cosa, sono qualsiasi persona, quindi più grande bisogna mostrare il rispetto e chiamarlo quantomeno in senso d'affetto, quindi zio. Dico, sono molto emozionato perché in parte per quello che il racconto che fa nel libro l'amico e zio, quindi come ho detto, Gaspare, io rivedo anche parte della mia vita e quella della mia famiglia, perché appartengo anch'io a una famiglia contadina, con tanti nella nostra comunità, perché questo è un settore che fino alla costruzione della diga era il settore principale della nostra comunità. Senisa era nota proprio per questo motivo, perché i contadini, come diceva qualcuno prima, insomma, partivano da Senise e a piedi e con i loro animali, quindi gli asini, i muli, quando andava ancora meglio, quindi raggiungevano non soltanto i comuni che si citava prima, insomma, come ha fatto il sindaco di Terranova, quindi la Val Sarmenti, della Val del Serrapotamo, dell'Alto Sindri, ma i nostri contadini si spingevano anche fuori provincia, andavano anche fuori regione, quindi con la loro produzione. Dalle discussioni che sono fatte, io sono alla fine del mio mandato, e se c'è un rammarico è quello di non essere stato capace, l'avevo detto più volte, però di organizzare un incontro, un dibattito che riguardasse il mondo contadino senisese e quindi la sua vicenda collegata alla diga. L'avevo annunciato più volte, ho anche tentato, ho cercato di raccogliere materiale, ho preso contatti anche con l'ingegnere Lodigiani, che poi è stato, diciamo, la ditta che ha realizzato l'invaso, quindi la diga qui, la traversa quindi sul Sindri. La cosa importante è proprio questa. Io credo che oggi che il mondo contadino non c'è più a Senise, tutti lo rimpiangono, un pochettino tutti quanti. Quando quel mondo c'era, io una critica la devo dire, un appunto la devo fare, quel giusto riconoscimento non c'è stato. Quelle che poi erano i cafoni, così chiamati, non perché non erano persone all'altezza, ma per il loro modo di andare avanti, insomma, tra tante difficoltà, dove l'unico intento era quello di alzarsi la mattina con il sole e tornare a casa di nuovo quando il sole non c'era più. Quindi quel riconoscimento non c'è stato. E anche lo stesso mondo contadino non ha capito e apprezzato la forza economica che rappresentava per Senise e per questo territorio. Tanto è vero, io lo dico, anzi, stasera quando ho visto il filmato è un po' emozionante, perché non sapevo, è stata intervistata anche mia mamma, 80 anni, che ancora continua a vendere la verdura che sono arrivato. E dicevo, ho apprezzato perché anche i miei stessi genitori hanno fatto di tutto per farci abbandonare la terra, la campagna, perché chiaramente facendo una vita di sacrifici, alzarsi la mattina prestissimo con il sole, con il freddo, con il gelo, fare un lavoro dove tutto è lasciato al caso, e Gaspare sa qualche cosa, perché si segna, e quando si segna, solo chi ha fatto il contadino sa la sensazione che provo nel deporre quel seme nel terreno e cercare di poi far crescere quella pianta per avere un reddito un domani. Però non sembrava così, perché una volta c'era grande, una volta c'era, mancava l'acqua, una volta un altro problema, quindi tutto quello che poi si investe è aleatorio, insomma, quindi è a grande, grandissimo rischio. E quindi le famiglie contadine hanno spinto i propri figli a cambiare settore. Mia mamma diceva proprio in quell'intervista:
Io ho cresciuto con la terra, 4 figli, 4 laureati, ognuno di noi ha preso poi un'altra strada, anche se io sono rimasto un po' nel settore, perché sono un dottore in agrari. Però quella era, cioè quella riscossa che di quel mondo viveva, perché si sentiva essere messo in disparte, e quindi cercava attraverso i propri figli di dire: la dobbiamo smettere questa catena, noi non possiamo fare, siamo gli ultimi di questa catena, l'ultimo anello. E quindi hanno spinto noi quindi a cercare nuove strade, nuove avventure e un riscatto sociale all'interno di questa comunità. E credo che molti dei mali e dei problemi di questa, dal punto di vista economico della nostra comunità, sono legati proprio a questo fatto, a questo aspetto. La diga c'entra in parte, ma io ne sono convinto di questo, mi auguro un giorno di poter fare un dibattito, che la diga, la costruzione della diga ha portato progresso a sinistra, perché se così non fosse stato, noi dobbiamo solo considerare una cosa, che con la costruzione della diga è arrivata la superstrada che collega la Salerno-Reggio Calabria alla Ionica. Senise prima era un'avventura per potersi muovere a due ricicli, non è che si conoscevano, la mobilità era quella che è, io sono del 58, quindi parlo degli anni 60, già per una persona che era andata a Francavilla o che era andata a Sant'Arcangio sembrava di aver fatto un'avventura. Io con mia sorella che stava in collegio a Sant'Arcangio, e vi dico la verità, non ci sono andato nemmeno una volta a trovarci, c'era mio padre con grosse difficoltà, con qualche privato che aveva qualche macchina per andare a trovare la strada a calcio. Quindi questa è la situazione. Quindi il progresso, la crescita, lo sviluppo di quest'area ce ne stava collegato a quell'invaso. Noi non abbiamo saputo comprendere, perché le lotte che diceva prima il professor Gazzaneo, quelle di fare, di chiedere l'area industriale, l'area artigianale, erano scelte sacrosante, perché chiaramente si intravedeva una contropartita, quella che è stata poi, che era quel settore che era l'agricoltura. Però così poi non è andato, perché io credo noi non eravamo preparati, proprio perché eravamo un mondo contadino, non eravamo degli imprenditori, non sapevamo fare gli industriali, e l'area industriale c'è stata a sinistra. Tutti ci aspettavamo che arrivasse qualcuno da fuori che ci avesse a colonizzare, insomma ci portasse qualche cosa che poi noi dovevamo avere, usufruire, come era stato con la diga, perché noi ci dimentichiamo che la diga ha significato 15 anni di lavoro. In quei 15 anni tutti hanno lavorato, anzi venivano da altre regioni, venivano a lavorare a Senise. Non abbiamo saputo investire quei nostri risparmi. Oggi abbiamo un paese, noi ci accingiamo, spingiamo, perché il lago lo cerchiamo di, lo vogliamo valorizzare dal punto di vista anche turistico. Però la realtà è questa: il tessuto urbanistico del nostro paese, quello che poi abbiamo ereditato proprio in quegli anni, è stato forse il periodo più nero dal punto di vista urbanistico a sinistra. E sono costruiti solo ad area espansione, ma senza servizi, senza piazza, senza area parcheggio. Probabilmente forse è meglio il paese dal punto di vista urbanistico, quello che si è costruito prima, quando c'era la miseria, che quello che si è costruito nella fase successiva. Io credo che quel mondo dovrebbe essere valutato, sicuramente. Oggi esiste perché c'è stato, sì, terreno noi l'abbiamo perso, però se facciamo una contropartita, molti altri sono stati resi irrigui su questa vicenda, quindi chiaramente non c'era, perché se noi, e questo forse Gasper condividerà con me in parte, noi eravamo tutti per la maggior parte nel mondo con dei piccoli proprietari. La proprietà era molto frammentata, noi andavamo bene fin quando i mercati erano un mercato chiuso, perché le strade impedivano proprio di raggiungere altre e quindi venire nelle nostre zone. E quindi anche nei paesi, mi ricordo mio padre a Roccanò, andava a vendere un mese vicino a Roccanò, lo aspettavano, usano sale quando arrivava, e mio padre prometteva: vi porterò, dovete fare la sale, sono preoccupato. E gli fa a volte, dice: ma come non vi preoccupate, siamo arrivati a fine settembre, ottobre, perché non c'era alternativa, o arrivavano i sei, se no non si poteva avere quindi una risposta in tal senso. Quindi il fatto che noi eravamo tutti piccoli contadini, piccoli appezzamenti, non potevano vincere la sfida degli anni 80 in poi, quando è arrivato il metacontino, sono arrivate le strade, perché la competitività non c'è. Nessuno ha capito che noi dovevamo cercare di difendere le nostre produzioni, come abbiamo fatto con il riconoscimento del petrolio di Senise, quindi l'indicazione geografica protetta, e valorizzare altri prodotti. Noi avevamo un paniere
di prodotto ortofrutticolo, però questa cosa non c'è, la filiera corta di cui si parla, la rintracciabilità dei prodotti, sono quindi quei valori che noi dobbiamo riprendere se vogliamo riscattare di nuovo quel mondo oggi. L'altra cosa, a me mi fa piacere, perché si racconta in questo passaggio della vita di zio Gaspare, il fatto che lui da contadino poi è riuscito a creare questa struttura. E mi fa piacere perché prima ci accomunava la cosa di dire, perché apparteniamo e abbiamo appartenuto quindi allo stesso mondo, che era quello del mondo contadino. Poi io un giorno sono diventato amministratore comunale, mi ricordo giù da Spray, e si poneva un problema, quello di realizzare una struttura a Senisi che non c'era una struttura ricettiva, cioè voleva arrivare a Senisi bisognava parlare un comune limitrofe, anche se eravamo il comune più grande dell'area, questa cosa non c'era. E mi ricordo che in regione c'era a disposizione 500 milioni, mezzo miliardo delle vecchie linee, e bisognava fare una scelta a Senisi. Io in quel caso, Gaspare lo sa, io lottai e disse: non dobbiamo dividere una cifra che è già irrisoria di per sé, ma noi dobbiamo puntare su una sola persona che almeno porteremo a casa almeno la struttura ricettiva se inizia la avrà. E così è stato, perché se in quell'occasione si fosse deciso di avviare due strutture, che era quello che si promette per noi, probabilmente non avremmo ancora a sinistra nemmeno quello che c'è in questo momento. Quindi questa è una cosa che sicuramente è un altro degli aspetti, diciamo, che mi lega. In questi 5 anni io ho cercato sempre di, sono stato un ospite continuo di questa struttura, perché ho capito che intorno a questa struttura, che è l'unica presente, sono altri lettori, i quali se vogliamo puntare sul turismo, sul turismo che sia attrattivo, questa struttura può essere il fiore all'occhiello. Questo è quello che mi sento dire, e concludo con le belle parole del filmato di quei 4 giovani. Io pochi giorni fa, una settimana fa, sono andato a trovare mia madre, mio padre che sta poco bene, quindi a casa, e facendomi a piedi corso Garibaldi riflettevo e dicevo: guarda, questo era uno dei corsi principali di Senise, dopo, insieme a corso Vittorio Emanuele, l'attività commerciale si svolgeva in corso Garibaldi. A partire proprio dagli anni, la fine degli anni 70, inizio anni 80, corso Garibaldi era morto dal punto di vista commerciale, non c'era più un'attività, un panificio.